arrestato e processato. E disse: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non chio che io voglio, ma chio che tu vuoi. In Marco 14 si innescano gli eventi finali della vita di Gesù. Leggiamo del tradimento di Gioda, dell'annuncio di Gesù di ciò che sarebbe accaduto dopo della sua angoscia di fronte alla morte, dell'abbandono dei suoi amici, della farsa del processo a cui fu sottoposto e infine del rinnegamento e del pentimento di Pietro. Le azioni di Gioda e il tradimento. L'azione di Gesù, il nuovo patto, il calice della sorpresa, le azioni di amiche e nemiche, gli amiche fuggono, giudizio a negazione. Le azioni di Gioda, il tradimento. Allora Gioda Iscariota, uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo nelle loro mani. Marco presenta il tradimento di Gesù come un nuovo racconto con la tecnica dell'interpolazione, con una forma a sandwich, cercano come arrestare Gesù. Il profumo versato, Gioda tradisce Gesù. Marco, di 2 giorni prima della Pasqua, il sacerdote e gli scribi decidono di uccidere Gesù prima di presentare Gioda come traditore. Marco, che presenta la causa scatenante della sua azione, la sua avidità, la storia del profumo versato avvenuto diversi giorni prima, secondo Giovanni. In Marco il contrasto tra Maria e Giuda è sorprendente. Maria non la menziona per nome, fa un dono a Gesù, dichiara il valore del regalo. Il suo atto doveva essere ricordato per sempre. Giuda lo menziona per nome, tradisce Gesù. L'importo ricevuto non viene dichiarato. Tutti ricordiamo il suo atto malvagio. Satana aveva ingannato Gioda e lo aveva convinto di essere un vero discepolo di Cristo, mentre il suo cuore era sempre stato corrotto. Aveva visto i miracoli di Gesù, lo aveva seguito durante il suo ministero e aveva ricevuto prove evidenti che ci si trattasse del Messia, ma era condizionato dall'avidità, amava il denaro. Un giorno manifestò con forza il suo disappunto per l'olio profumato e costoso utilizzato per Gesù, che l'atto di generosità di Maria rappresentava un forte rimprovero per la sua avidità. La strada per la tentazione di Satana era aperta, avrebbe fatto brecchia facilmente nel suo cuore. Le azioni di Gesù, il nuovo patto, quindi disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che ha sparso per molti. Il anno e il giorno della Pasqua ebraica iniziava al tramonto del giovedì e terminava al tramonto del venerdì, quando gli ebrei mangiavano l'agnello pasquale sacrificato durante il giorno. Giovedì sera tardi, Gesù si incontrò con i dodici nella stanza al piano superiore. In quel tempo istituì una nuova alleanza: il corpo e il sangue dell'agnello di Dio, rappresentanti tante del pane e del vino. Il nuovo patto, come il be be
vecchio doveva essere ratificato con il sangue. Dopo aver cantato il inno e aver lasciato la stanza, Gesù adempì tre straordinarie profezie. Annunciò la fuga dei suoi discepoli, annunciò la sua risurrezione, annunciò il triplice rinnegamento di Pietro, il calice della sofferenza, e disse: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile e allontana da me questo calice, però non che io voglio, ma che tu vuoi. Arrivato nel Getsemani, Gesù lasciò 8 apostoli all'ingresso mentre entrava nel giardino con gli altri 3 apostoli. Chiesi sinceramente a questi 3 di vegliare con lui di incoraggiarlo in quei momenti angosciosi. Solo se lo avessero fatto sarebbero stati pronti a rimanere fedeli e a non cedere alla tentazione come fece Pietro. Di parte sua Gesù chiese al Padre suo nella sua angoscia di liberarlo dalle sofferenze che ce lo attendevano. La risposta di Dio fu: no, per amore di suo figlio avrebbe potuto liberarlo, ma per amore mostro ha permesso a Gesù di soffrire e di morire per darci la salvezza. Le azioni di amiche e nemici. Gli amici fuggono, allora i discepoli abbandonatolo se non fuggirono tutti, nascondendo il suo tradimento dietro un bacchio. Giuda consegnò Gesù. Da quel momento in poi gli eventi si susseguirono rapidamente. La folla prende Gesù. Pietro difende Gesù a ferisce un servo. Gesù critica il modo in cui sono venuti ad arrestarlo. Gli apostoli abbandonano Gesù. Un Giovanni, probabilmente lo stesso Marco, viene quasi arrestato. Giudizio e negazione, ma egli attacca e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: il Cristo, il figlio del Benedetto. Troviamo ora l'ultima storia sandwich di Marco. Pietro si avvicina a Gesù. Gesù ha giudicato. Pietro rinnega Gesù. Nemmeno con falsi testimoni, sacerdoti e gli scribi riuscirono a trovare una chiara accusa contro Gesù. Di fronte al silenzio di Gesù, Caifa lo spinse a dichiarare se era o no il Messia. Colui che chiede di confessarlo davanti agli uomini non poteva non testimoniare in quel momento lo sono. L'ira di tutti presenti cadde su Gesù, mentre decidevano riguardamente di profetizzare. Gesù vide come la sua profezia si stava adempiendo in quel momento. Senza saperlo, Pietro era la dimostrazione che Gesù era davvero il Messia. Da parte sua, Pietro vise la sua prova, ma a differenza del suo maestro, rinnegò la sua filiazione. Gesù non ha considerato il cielo come un luogo desiderabile, mentre noi eravamo perduti, ha schiato di corte celesti per condurre una vita di critici e insulti e per subire una morte ignominiosa. Colui che era ricco di inestimabili tesori celesti si è fatto povero affinché con la sua povertà noi fossimo ricchi. Dobbiamo seguire le sue orme. Chi vuole diventare figlio di Dio deve considerarsi con un anello della catena. Essa per salvare il mondo deve considerarsi un tutt'uno con Cristo nel suo piano di misericordia e andare con lui e
cercare e salvare i perduti.